Grazie, buonasera e benvenuti a tutti in questa bella serata che ci ricorda un po' il Brasile, appunto, di Sergio Mendes. Allora, iniziamo questo concerto, la presentazione di questo bel disco di cui ho veramente l'onore e il piacere di far parte. Max è un caro amico, nonché collega, e ha, diciamo, pensato a me per cantare questi brani di cui lui ha trascritto interamente tutti gli arrangiamenti. Quindi, insomma, un triplo applauso ancora al nostro Max, perché è stato veramente un bel lavoro. E quindi siamo contenti di essere qui stasera insieme a voi. E il primo brano che vi presentiamo si intitola Upaneguinho di Edu Lobo. Pa 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 p
mentre questa è una canzone un po' più easy, Cinnamon and Clove. Te ver passar sobre a minha madra.
Não creio, você que tem treinamento.
Milonga, da Milonga Don Cabulete. È un verso intraducibile, perché non ha senso. Era un periodo in cui c'era una censura abbastanza violenta e allora i poeti trovarono la maniera di mandare un bel a quel paese, diciamolo in modo educato, ai loro governanti con questa canzone, e loro dicevano a Tonga da Milonga tocca pure te, però nel loro gergo era qualcosa di abbastanza pesante. Il prossimo pezzo di Gilberto Gil. Ascoltare un brano che si intitola O Balala, scritto da Jo Gilberto, la voce della bossa nova.
Stefano Campanari alla batteria, Enzo Falco alle percussioni, ai rumori strani, Gianluca Francavieri al basso elettrico, Francesca Leone alla voce. L'ha scritto Max Mollo e il brano si intitola It's Fever. Thank you.
takes me from the start, and I'll never stop the fever in the morning, fever in the evening, comes with you, it's fever every time. Grooving Summer.
era Groovy Samba, brano composto da Sergio Mendes, Primo Campanale alla batteria, Enzo Falco alle percussioni, Orofio Marconi, che era morto. E saliva di nuovo Francesca in palco. Siamo un po' sbilanciati, troppi uomini e poche donne. E quindi chiamo i rinforzi, chiamo sul palco il coro del Pentasamba, Annarita Garofalo, Ilaria Capone, Anna Marun, Claudia Maurino, Gabriella Sestito, Gaia Trigiani, Martina Primavera, Mary Colucci, Paola De Lisi. Ho dimenticato qualcuno? No. Allora, queste belle signorine fanno parte di una classe di canto corale, chiamiamola così, in realtà è il piacere mio e di Max di trasferire l'amore per questa musica che è la bossa nova in samba a queste nostre allieve che frequentano appunto il corso al Pentagramma a Bari e insieme a noi hanno affrontato lo studio di questo repertorio e quindi abbiamo deciso di inserirle in questo lavoro di Brasil 2015 live. Vi facciamo ascoltare ora un brano di Anton Carlos Jobim che si intitola Samba de uma nota só, ma in inglese, perché dovete sapere che Sergio Mendes ha effettuato una bellissima operazione commerciale cercando di trasferire maggiormente la bossa nova e il samba dal Brasile in America, cambiando in realtà i testi a questi brani che in realtà appunto nascono come brani in portoghese e brasiliano con testo in inglese, quindi One Note Samba. This is just a little samba, live upon a single note. Other notes are bound to fall, but the road is still that note. Now this new one is the concept, as the one we just been through. And so much to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing. Thank you.
assurdo Francesca Leone. C'è peggio assurdo.
Vi presentiamo ora l'ultimo brano, il brano per il quale forse l'orchestra di Sergio Mendes è diventata famosa in tutto il mondo. Ci sono state anche delle rivisitazioni e delle riedizioni di questo brano fatte addirittura fino a qualche anno fa, per quanto questo brano sia del 1966. È un brano di George Benn, non ve lo vogliamo presentare perché tanto lo conoscete tutti sicuramente. Francesca Leone.